parte col destro. Che gol! Fine primo tempo in questa semifinale, Torinescuca Vittorini, brutali, All Blacks, risultato di 2-2, bellissima partita, molto intensa, che ne pensi tu? Sì, siamo due squadre che si stanno affrontando a viso aperto, occasioni da una parte e dall'altra, forse un po' di stupidità su due gol abbiamo subito, però ce la stiamo giocando e nel secondo tempo ce la mettiamo tutti. Va bene, in bocca al lupo Luca. Crepe. Siamo qui con Federico Esposito, Ronaldinho Gaúcho. Federico, 2-2 in questa semifinale, siete passati in vantaggio, però forse un po' disattenti molto nelle occasioni, perché potete fare molto di più. Potevamo fare di più, poteva esserci portiere. Vabbè, stiamo giocando bene. Però alla fine è una bella partita. Vi state divertendo. Infatti sì, senza neanche tanti falli. Fortuna. No, si sta giocando, però è molto intensa, come è giusto che sia una semifinale. È una semifinale, giustamente. È giusto. Va bene, con questo secondo tempo cosa manca? Cosa manca? Non fare culo, ma. Va bene, in bocca al lupo. Partita della semifinale con il Scucca Vittorini, con Gennaro che balla dietro la telecamera. Gennaro Rivone, il nostro responsabile. Partita terminata, 4-3 per gli All Blacks. Siamo qui con Quintino, migliore in campo dei suoi. Quintino, innanzitutto complimenti, fatto anche un bellissimo gol, una bellissima prestazione, ma più che altro la squadra ha retto bene proprio l'intensità che i brutali avevano dato a questa partita. Sì, perché comunque la squadra ha dimostrato anche nella stagione regolare che in difesa non si passa, siamo stati la miglior difesa e quindi come intensità non molliamo mai fino all'ultimo secondo. Siete stati però molto fortunati a non aver preso la Fellazio Team in finale. Sono la squadra, però... No, sto scherzando, siete un'ottima squadra, eh. Qui c'è Cimino. Buonasera ragazzi. Devo fare i complimenti per la finale. Grazie. Questo San Paolo in finale come... Comunque ha un'ottima difesa, un portiere fenomenale, quindi basa il suo gioco in difesa. Biteme è il San Paolo, ha detto che volevano i brutali in finale. Sì, però si dice Biteme. Vuoi dedicare questa prestazione? Sì, tutto a mio padre e mio fratello che mi hanno sfottuto sempre in questi giorni per la partita. Sì. Che dicevi che facevi troppo allenamento a casa. No. E quindi la dico prima a loro e poi soprattutto alla squadra che ha retto benissimo ed è merito loro che è comunque questa grande prestazione ci abbiamo creduto fino alla fine. Pure a Savarizza però devi dedicare. Anche a lui che ha organizzato un torneo. Soprattutto come è uscito dal torneo, grande, sei un grande Savarizza. Va bene, in bocca al lupo per la finale, ti saluto, ciao. Ciao. Ma la tua telecamera, benvenuto la